poter ammirare qua questa sera la nostra villa, Villa Pampinè, e lasciamo la parola al nostro Paolo che ci racconterà tutto. Bene, grazie. Mi voglia bene, anche perché vedo tra voi che se veramente sono un numero così indefinibile di amici, di persone con le quali si sono condivise molte cose, anche scoperte, persone che mi hanno insegnato moltissimo, quindi l'argomento mi è estremamente caro, perché la ritrattistica gonzaghesca è sempre stato qualcosa che mi ha affascinato ormai da anni e anni e anni e anni. Memoria del quadro importante fatto da grande artista che tuttora non si trova o che è andato distrutto, bruciato ad esempio, e quindi ha un valore storico molto importante. Di più, magari questi quadri, magari alcuni molto belli, alcuni di qualità invece non altissima, al di là del loro interesse pittorico, hanno vissuto delle vicende straordinarie per cui sono appassionato ormai da anni e anni e anni e anni. La ricerca storico-artistica è come quella dei detective, se volete come quella di Sherlock Holmes, se volete come quella del Signore in Giallo, tranne che non ci sono i morti, almeno per il momento. Perché? Perché alle volte anche l'opera d'arte più semplice, che della quale così vedendolo da un punto di vista materiale in mano si potrebbe dire non si può dire molto, in realtà lo storico dell'arte accorto riesce a trovare delle strade che riescono a ricomporre delle situazioni straordinarie che uno manco se ne immaginava. E questa è la vicenda che, grazie agli amici che sono qui presenti, che mi hanno aiutato, Lorenzo, e poi ovviamente Giulio e la casa editrice Rio che ci ha permesso di pubblicare il libro, ecco, si è ricomposta come fossero tessere di mosaico un'immagine più ampia che ci porta a parlare di Mantova, di Gonzaga, degli uomini illustri, di Paolo Giovio, di Firenze, di Venezia, della scuola della Beata Vergine del Rosario, andando un po' in giro per il mondo tra diversi musei fino a sbarcare in Inghilterra. Com'è Paolo questa scoperta? E attraverso di noi con tutta la città. Veramente penso che sia un'occasione grandissima per conoscere meglio la nostra eredità culturale e capire veramente che il patrimonio culturale è un'eredità importante di tutti, di tutta la nostra comunità. Per cui veramente grazie Lorenzo, grazie Paolo e grazie a voi che siete venuti qua con me questa sera. Bene, abbiamo presentato oggi qui a Porto Mantovano in Villa Porto Idee presso la sede dell'editore Il Rio questo volume intitolato Un ritratto ritrovato di Ferrante Gonzaga e i dipinti della scuola della Beata Vergine del Rosario di Venezia. È stata un po' un'impresa, se vogliamo, ma anche un gioco, nel senso che abbiamo ritrovato un dipinto, un ritratto di Ferrante Gonzaga, una piccola tavoletta che ci è stata così con grande cortesia segnalata dall'antiquario Lorenzo Falcinella e che di fatto da un punto di vista dell'immagine ci diceva già molte cose, ma si inseriva alla perfezione in un contesto ben noto, cioè quello della ritrattistica di Ferrante Gonzaga. Presto uscirà anche un libro sulla e mostra iconografica gonzaghesca del 1937, che fu questa grande mostra tenuta nel Palazzo Ducale appunto quasi 80 anni fa. E attraverso questi miei studi in realtà è stato possibile trovare dei dipinti per certi versi gemelli a quello che si trova ora a Mantova. Mi riferisco in particolare ad un ritratto di Giulia Gonzaga che era passato sul mercato antiquario londinese e uno che si trova tuttora nel museo di Liverpool, raffigurante Isabella d'Este, un ritratto di Isabella d'Este che ha una sua storia anche se per nulla conosciuto qui a Mantova. Si tratta di tutti dei dipinti che hanno le stesse dimensioni, la stessa composizione, dipinti su tavola e hanno dei tratti veramente identici che ci portavano a far ritenere dapprima che si potesse trattare di un ciclo di ritratti gonzagheschi poi smembrato e perduto. In realtà sul retro della tavoletta compare un sigillo di cera lacca che ci spiega che questi dipinti provengono dalla scuola della Beata Vergine del Rosario di Venezia che si trovava praticamente alle spalle del Palazzo Ducale di Venezia in prossimità del Ponte dei Sospiri, tanto per capirci. Attraverso tutta una serie di studi è stato possibile non soltanto mettere insieme questi tre dipinti, tra virgolette, mantovani,
ma altri 50 e più opere, 39 che si trovano appunto a Liverpool, altre che sono sul mercato antiquario, altre ancora che si trovano nei musei Correr di Venezia e di Ravenna, un'altra che è stata segnalata da Bernard Berenson come dipinto di Lorenzo Lotto, ma che evidentemente non è così. E cioè è stato possibile mettere insieme questo ciclo degli uomini illustri, raffiguranti mezzi busti di uomini e donne ben note all'interno della storia e che hanno avuto due modelli iconografici sostanzialmente, cioè la serie Gioviana, cioè fatta per Paolo Giovio, che si trovava a Como, che adesso conosciamo da diverse repliche, tra le quali anche quella che si trova a Firenze, e probabilmente anche un altro nucleo di dipinti che era la collezione di Bernardino India, pittore veronese, che sappiamo dagli inventari doveva avere una collezione di più di 300 ritratti. Attraverso questo è stato possibile ricomporre appunto questo ciclo che si trovava a Venezia, che successivamente è stato smembrato, che si trova adesso conservato in parte in diverse località e il cui nucleo maggiore è quello di Liverpool. Ma è stato anche allo stesso modo interessante poter mettere idealmente vicini l'uno all'altro i tre ritratti di interesse mantovano e gonzaghesco e un'ideale ricostituzione del ciclo. Chiaramente non credo che la storia sia finita qui, perché questo è stato quanto è stato possibile realizzare veramente in poche notti d'estate, studiando tra Venezia e il Kunsthistorisches Institut di Firenze. Credo proprio che in realtà usciranno altre tavolette appartenenti a questo ciclo, probabilmente usciranno altri documenti, anche se l'archivio Stato di Venezia contiene poche carte relative alla scuola, cioè confraternita della Beata Vergine del Rosario. Quello che viene offerto oggi, che è il secondo volume di questa collana della casa editrice Rio, è una sorta di strumento e come tale lo si propone ai lettori che vogliono vedere dei ritratti gonzagheschi, che vogliono vedere dei dipinti che ci raccontano delle storie di uomini illustri del passato e legati a dei luoghi meravigliosi come Mantova, come Venezia, come Ravenna o come Verona, ma di fatto è un lavoro che, benché contenga una quantità incredibile di notizie, certamente potrà essere la base di partenza, non un arrivo, ma una partenza per ulteriori studi e ci permetterà quindi di trovare, speriamo di sì, nuovi documenti, nuovi quadri e nuove piccole realtà della storia che andremo ad aggiungere a quanto siamo stati capaci così di mettere insieme e di proporre ai lettori.